un grande progetto che consentirà di realizzare questo
validati anche per la legge di Campanella, proprio a causa dell'assenza di interventi di manutenzione protratti per tantissimo tempo. Questo ha fatto sì, e questo spiega il motivo per il quale c'era l'allargamento della strada, con i biologi, ci sono coincidenze, questo ha fatto sì che quando è contemporaneamente diciamo anche una carenza di attenzione sul tipo di flusso che ha con i biologi, che a un certo punto si è deciso, però una cosa organizzazione un po' prima, di aprire degli scarichi dei punti sul lago per consentire alle acque meteoriche, soprattutto quindi alle acque meteoriche, di defluire direttamente sul lago, pensando che comunque è in ogni caso sarebbe stato un altro che avrebbe in ogni caso raggiunto la laguna, invece di passare dall'asfalto, quindi con terra consente di diluire, cioè comunque inquinante si trova sul fuoco stradale, sarebbe arrivato direttamente attraverso il fuoco. Ma questa soluzione che è stata fatta per evitare e diminuire le incidenti di stradale dovute alla rappresentazione statale non si è rivelata sempre efficace. Perciò il controllo di routine, ho parlato ovviamente, si confrontava anche passato in modo abbastanza assiduo sia con il direttore che con la dottoressa Figurato, espressamente dei controlli sul lago. E ovviamente poi la programmazione degli interventi strutturali doveva porre fine a questo problema, altrimenti diventa impossibile. Tuttavia, ci deve capire un tema fondamentale. Gli stessi controlli che fa ci segnalano che comunque nella parte di lago dove ci sono le occupazioni dei nidi, l'acqua non è contaminata. Continuare. Questo perché? Questo che veniamo al discorso iniziale, perché la voglia di riscatto attraverso i suoi canali, la sua ossigenazione soprattutto, con il mare, questo consente di mantenere un ecosistema che in questo momento è sotto controllo ed è però questo comporta anche un impegno costante da parte del comune, ma anche della città metropolitana che ha la gestione della riserva, a garantire che questi canali siano sempre tenuti in modo tale da consentire lo scambio dell'acqua, perché questi canali invece tendono a essere completamente ingolfati dalla sabbia che è in modo ondoso diversa dal suo interno, dal suo posto. Quindi c'è un lavoro costante da parte del comune, da parte della città metropolitana, da parte degli interventi sussidiari di un ente per l'altro, perché altrimenti il lago morirebbe. Se non avesse questo scambio, finirebbe per morire e non avrebbe più la sufficienza. Questo per dire che la particolarità della Provincia è non soltanto strutturale, si dire un lago che è canale naturale con il quale scambia, ma è una particolarità che consente questa biodiversità. Viceversa, non potrebbe esistere per una volta. Probabilmente semplicemente sì. L'altra particolarità che io voglio dirvi è la laguna è un punto di sosta per le specie migratorie. Quindi vi è un intenso e continuo passaggio di specie migratorie che si fermano sul lago di Venezia, con poi l'importanza della tutela ambientale qual è? È quella di evitare l'entrata del lago, se poi penso che convenite con me che rispetto al passato non è molto più sgomma, non ci sono più tutti quelle paletti, secchielli, pezzi di plastica, cioè ormai tengo molto più conto la città metropolitana, la dottoressa Molino, che è la vicenda riserva, è rigorosa da questo punto di vista, e perché le specie migratorie o si trovano di varo all'interno del cannello, cioè nel versante, nella parte del versante della Rigazzini, oppure altro modo in cui trovano di varo la sosta delle loro condizioni, sui quali si poggiano queste specie migratorie. È un punto fondamentale di sosta, di acqua, nelle migrazioni degli uccelli e degli uccelli, e quindi se venisse meno sarebbe anche una grave perdita dal punto di vista della fauna, della faunistica, perché queste specie fanno un viaggio lunghissimo e risalgono dall'Africa, anzi discendono dall'Europa verso l'Africa, come nel viaggio contrario, quindi una data importante tra l'altro questo che ci dice che come Messina in tutte le iniziative che riguardano
Nei punti di scambio
convito internazionale, però noi avremo anche le caratteristiche di aggiungere a quella che è un'area, una riserva naturale orientata, aggiungere quest'altra forma di tutela, la tutela Ramsar, cioè entrare nella certificazione Ramsar. A questo punto, diciamo, uniamo le forze, appare effetto il monitoraggio, l'università effetto la ricerca, andiamo a vedere quali sono, perché molti punti sono già soddisfatti, altri se li possono studiare, si possono vedere e far sì che questi dati di Tanzania possano diventare un fiore all'occhiello dell'intera Sicilia, dell'Italia, diciamo, di importanza scientifica a livello mondiale e anche quella che può essere anche un'area museale che può riprendere quelle che sono le attività legate all'area, diciamo, agli ambienti acquatici, perché non è soltanto quello che si conosce, c'è ben altro legato all'attività proprio acquatica dei laghi. Per cui queste, diciamo, sono delle proposte che mettiamo in territorio, delle proposte che possono effettivamente diventare volano di questo territorio, come dicevo, anche per intercettare dei circuiti in cui effettivamente il territorio può parlare da solo senza bisogno di grandi informazioni. Però noi possiamo dare anche le informazioni scientifiche, per cui questo lo facciamo con regolarità e su questo abbiamo visto effettivamente una crescita a livello di docenti, a livello di studenti, a livello di cittadini, perché noi ci siamo permessi di portare, non sempre registrati, non sempre il territorio della possibilità, così come per esempio l'aspetto negativo per la forte antropizzazione, abbiamo un circuito stradale che è vecchio il vento dei laghi e proprio per questo la possibilità di una lettura immediata, di avere le informazioni ti permette di leggere quando vuoi, passare da questo territorio e poi avere veramente le informazioni che ci vuoi dare. Per cui a quelle che sono la celebrazione oggi, domani, come evento importante che ci affianchiamo a tutte le altre manifestazioni. Ma questa volta diamo un seguito, Assessore, facciamo sì che questa situazione possa dare un input forte per tutelare sempre di più, ma nella tutela ci mettiamo anche. Con l'ARPA per poter organizzare delle escursioni e conoscere.
Il club alpino italiano è composto da persone chiaramente che amano, che condividono il piacere di andare in montagna, che amano camminare insieme in montagna, però secondo me fondamentalmente c'è il piacere di andare a cercare la bellezza della natura sotto qualunque forma. Già dal 2011 monitoriamo appunto la spiaggia, siamo dei geologi,
quindi vediamo le valori secondo un punto di vista, appunto, è quello dell'aspetto di cavo pelo. Dal 2011 abbiamo installato una stazione fissa di monitoraggio formata da un anemometro di una telecamera che inquadra e scatta ogni 20 minuti una fotografia, appunto, della lingua di specchio che c'è sotto il buono del pelloci. Faccio anche parte del gruppo di ricerca dell'Interreg Italia Malta, che è un progetto trasfrontaliero di Italia Malta, dove andiamo a monitorare un centinaio di spiagge che sono divise tra la Sicilia e il Malta. Infatti siamo 95 spiagge su Sicilia, le cosiddette appunto pocket beach, che sono delle piccole spiagge o spiagge appunto da scambio che si trovano tra due promontori, o tra un promontorio e un'opera monitoriamo anche un'altra zona umida, sempre nella nostra provincia di Messina, che è la spinta di Lindari, quindi i laghetti di Lindari insieme alla lingua di spiaggia. Possiamo dire appunto che tutto sommato con tutti quasi 10 anni appunto di monitoraggio la posizione di spiaggia appunto di cavo pelo, anche se qua incontro diverse volte fino a un punto di tipo erosivo, ma nell'arco appunto del monitoraggio annuale ha sempre un bilancio positivo. Domani abbiamo un appuntamento a mezzogiorno proprio vicino al Lancino Sorte e faremo una simulazione di come svolgiamo appunto questo monitoraggio. In passato appunto facciamo con altri tipi di strumenti, quali GPS, stazioni totali. Da 2-3 anni a questa parte lo facciamo invece attraverso la cosiddetta fotogrammetria e attraverso l'utilizzo di droni, che appunto non devono essere visti soltanto dal punto di vista appunto fotografico o matrimonio, ma appunto anche vengono fatti per fare un monitoraggio di tipo ambientale, soprattutto sulle coste oppure anche in altre tipologie. Grazie.